Dopo la denuncia arrivata dai comitati cittadini che, spulciando i bilanci della società incaricata di realizzare il sottoattraversamento fiorentino dell'alta velocità alla Nodavia, hanno verificato un'esplosione nei costi previsti per la costruzione dell'opera, anche i parlamentari 5 Stelle si sono interessati al caso. In particolare Alfonso Bonafede, in passato avvocato delle famiglie le cui case sono state lesionate dai cantieri dell'alta velocità a Campo di Marte e che ora punta il dito contro le riserve accumulate da Nodavia negli ultimi mesi. 600 milioni di euro circa. Le riserve di solito sono proporzionate a quello che è lo stato di avanzamento dei lavori. Lo stato di avanzamento dei lavori per ora ha una stima di 120 milioni, quindi se il costruttore chiede, a fronte di uno stato di avanzamento dei lavori di 120 milioni, una riserva di 600 milioni, vuol dire che prevede un rischio di innalzamento dei costi che è di circa 6 volte. Che significa che per realizzare il tunnel e la stazione Foster si spenderebbero 2 miliardi di euro, mentre Bonafede ha rilanciato l'idea di un percorso di superficie per i treni veloci, il cui costo non supererebbe i 300 milioni. I 5 Stelle hanno poi puntato il dito contro il decreto Sblocca Italia, partorito dal governo, che in nome di una riduzione dei tempi di cantierizzazione esporrebbe le grandi opere a un aumento del rischio corruzione. Se lo Sblocca Italia avesse coinvolto i cittadini italiani nel controllo dei lavori delle grandi opere, oggi noi saremmo felici. Se invece Renzi ci dice per fare prima io faccio decidere a meno persone in deroga alla legge, beh, non ci dice quello che è successo negli ultimi 20 anni, e lui può fare anche prima, ma può fare prima ad avere più corrotti, può fare prima ad avere opere incompiute, ma non farà sicuramente prima a completare l'opera.